Il clima è quello di attesa, purtroppo, ma anche di preoccupazione perché naturalmente questo ci preoccupa, anche se i ragazzi stanno bene, anche quelli diciamo positivi a tampone non hanno sintomi particolari, però chiaramente è un problema non poter giocare, ma è un problema un po' il tutto, anche perché il calendario lascia sempre meno spazi per poter recuperare e quindi siamo preoccupati in generale. È chiaro che la parola d'ordine è non mollare assolutamente, quindi puntiamo ad andare avanti. Il protocollo è molto stretto, giustamente anche per dare meno spazio possibile fra il momento del test e l'ingresso in campo per garantire alla squadra avversaria che chi entra in campo è perfettamente sano, ma è anche a questo però si è aggiunto il problema, anche questo abbastanza prevedibile, ma col quale non possiamo fare niente, che è il ritardo che abbiamo sempre più con il risultato del tampone. Non si può fare il tampone e pretendere, fra virgolette, il risultato poche ore dopo. C'è da aspettare, prima erano alcune ore, poi un giorno, adesso sono quasi 2 giorni e quindi se facciamo il tampone oggi, per 2 giorni non si può giocare anche se tutti siamo negativi. Questo è un serio problema. È chiaro che il protocollo probabilmente andrà modificato, io presumo. Il mio messaggio è sempre quello di tenere duro, di fare l'impossibile per andare avanti, perché io ho la sensazione, la paura, come dire, che se ci fermiamo non ripartiamo più. È estremamente difficile. Come si fa? Per un mese ci fermiamo, per 2 mesi ci fermiamo, ma cosa fanno gli atleti nel frattempo? Chi li allena? Come si allenano? Chi li paga? Come si pagano? Non è che possiamo allungare il campionato di 2 mesi o far 2 mesi di sosta e poi riprendere come se nulla fosse successo e recuperare tutto. 2 mesi sono 8 settimane, in 8 settimane si giocano minimo 2 partite a settimana, quindi sono 16 partite da recuperare, è praticamente impossibile secondo me. Quindi a parte questa impossibilità che vedrebbe la necessità di cambiare totalmente la regola o la formula dei playoff, ma anche questo a me sembra una storpiatura di qualcosa già deciso, anche se tutto, voglio dire, in emergenza tutto si può fare, tutto si può cambiare, ma lo vedo abbastanza complicato.